Benvenuti ragazzi su Steep dalle facce sbattute della metà settimana lavorativa, perché è il mercoledì, lasciamo ancora i primi, no, possiamo dire metà gennaio, e quindi ci sta un gioco sulla neve, Che bello, palle di neve. gratis con il PlayStation Plus, come sempre. Però non è male questo gioco Ubisoft, regala emozioni divertenti. Molto. Io direi di fare Golden Rush, che è un evento. Vada. Proviamo. Si Siamo diverta, si col profilo ammazzi. del patch. Ne ho mancato già, pensa a te. Pensa a te, manco già che. Dai, l'ha preso! L'ha preso! Vabbè, Ok. ecco la tristezza. Riproviamo. La cosa bella di questo gioco è che col triangolo riprovate. Esatto, e vi capiterà spesso. Vai, vai, che c'è. Beh. Anche perché diciamo che sollecita le bestemmie questo gioco, mettiamola così. E c'è. Abbastanza easy. Anche le musiche sono fantastiche di sto Sì, quello gioco. è vero. E medaglia d'oro. Facciamo tutti e tre. Se Tanto io vedete, sono mezzo malato. sono tutti eventi abbastanza veloci da fare. Tranne magari avete eventi di orientamento. Quelli di Sfidante placcato d'oro. orientamento sono più una rottura di palle. Abbastanza. Ce l'ha fatta lo stesso. Poi ogni tanto vedrete che ci saranno sfide dove ci sarà il fantasma delle varie medaglie che potete vincere, che si metterà nella visuale. Intanto manca un salto della manna. Esatto. No, è proprio un checkpoint. Quindi mi tocca ripartire, per Dio. Ok. Via. E dicevo, vedrete il fantasma di ste cacchio di medaglie Che vi che. romperà i coglioni tremendamente perché sarà sempre in mezzo alle palle. Gira a destra, per Dio, a sinistra. Ok. Cioè. Io penso che questo La... gioco non mi abbia fatto bestemmiare Sì, abbastanza. soprattutto Anche perché ripete la stessa cacchio di gara per 20 volte di fila, non è divertente. però cazzo non ho preso la medaglia d'oro. E vabbè. Bella lì. Beh, Io manco mi ricordo come si gioca, quindi non lamentati. ma i tasti sono semplici, non è che c'è da fare granché, anche perché va da solo, cioè in discesa Vabbè. solo. Mi pare che sia questo. No, questa. Divertiti. Questa io ho bestemmiato con porco farla. Intanto centrifugato di essere umano che Ecco ruzza. perché ho bestemmiato. Ah, scusate, non vi ho detto una cosa molto figa che c'è se si ferma. Niente, non si ferma. Ok. Mi ha detto una cosa figa che c'è il menu radiale in cui potete scegliere i vari sport. Intanto il gioco va da un'altra Il parte, gioco fa grazie. vedere un tutorial del cazzo di sci, non gli frega niente a nessuno. C'è lo snowboard, avete quelli grigi, bianchi, sono quelli che avete già sbloccato, invece questi qua grigi dovete comprarli in negozi con i crediti del gioco, quindi giocandoli sbloccate. Ha scelto gli sci. È Proviamo con gli sci, magari. più facile, dici? Magari, chi lo sa, in teoria con gli sci scendi più. No, 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 si ammazza. scendi più male. Si ammazza malissimo. E addio gli sci. Intanto vediamo. Ecco KO tecnico per noi. la cosa divertente. Che ogni tanto diventa God Simulator. Proviamo ad andare di qua.
Lula. Bella questa. Tutta sta roba per niente. 285 punti. Intanto sbaglio anche la direzione, pensa te. Oh, se sei obbo. Proviamo quella invece, se me la fa prendere. Yahoo! Dai! No! Però ce li ha dati i punti! Adesso speriamo che sopravviva. No! Riprovo io per l'ultima volta, se no prova tu invece, magari sei più fortunato. Io questa qua l'ho odiata per questo fatto che qua influisce anche la forza di impatto che avete con le rocce e le varie cose. Se andate sulle rocce, se vedete, perde Basta, aderenza. basta un nulla e vi schiantate malissimo. Però è sopravvissuto. Bello. Prova tu, pesce. Poi facendo gli eventi, cioè facendo le sfide, cercando di prendere sempre la medaglia d'oro, Tanto vediamo il binocolo. si sbloccheranno, Cosa sbaglio tasto? come si chiama? Si sbloccheranno nuovi elementi per il vostro avatar. Ci sono quattro personaggi giocabili. E vai, muoviti. Io ho scelto quello che si chiama come me, c'ha la barba. Io ho fatto a caso. Bella Peach. Sta sbagliando la strada. E avrete sfide facili, anche Vai, che ce la se c'è fai. scritto difficile. E sfide difficili che c'è scritto facili. Esatto. Come tutte quelle col dannatissimo jetpack lì del piffero. Davvero facciamo vedere una, se... Esatto. Se appena ce la faccio, eh. Questo rider così molto. Molto in stile un altro sport. Gli eventi Red Bull sono le leggende. Da quello che ho capito nel gioco, che sbloccano equipaggiamento Red Bull. Che figurarsi se non è in mezzo anche qua. La Red Bello. Bull. Sport estremi. Bella, bella, ti manca 300, ce la puoi fare. Sempre se prendo il traguardo. 100. Vai, ancora un saltello. C'è. Eccola lì. Di puro culo. Bravo Patch, hai vinto una medaglia di oro. Freniamo come si ammazza E di sci intanto. bianchi con linea rossa è sbloccato. Ecco qua un evento crash, mi pare che sia. Paesaggio è fatto anche abbastanza bene dal mio punto di vista. Da una croce. Devi andare giù di lì. Può essere affrontato solo con lo sport da terra. Ah, perché rotolare non conta. Cioè, non è ancora morto, notare tutti i migliaia di chilometri che sta facendo di caduta, tutti centinaia di metri. Scappavo. Bellissimo. No! Raggiungi il traguardo. Vai, vai, che ce la fai. Qua il Per concetto me muoio. è raggiungere il traguardo così. Sì, sempre se non muore prima malissimo. Medaglia Grande! d'oro! Bella lì. E questa è una delle sfide ignoranti che regala questo gioco. Esatto. Non è facile, Questa è media. Quella tutta alare. Io quelle con la tuta alare sono impedito, non so cosa. Già anche solo beccare l'inizio di questa, io ci ho messo una vita e tre quarti. siamo in due. Perché io andavo dritto, non ci avevo mai fatto caso che
Dovete fare punti andando radenti al suolo. Il problema è... Il suolo. No, Ah. il problema sono i cavi, ad esempio, che a lato ci sono i cavi, che ad un certo punto ci passerai sotto. Il fatto che se abbassi troppo, Ti muori. schianti. E il fatto che devi prendere i checkpoint di merda qua. Oh. Ah, guarda. Se no, che divertimento c'è, scusa. Dai, Ma che pensa a farlo veramente nella realtà, deve essere una una roba figata questo. del genere? Io mi cago nelle mutande proprio. Già della mongolfiera proprio. Merda. Come... però ce l'ho fatta. Strano. Sì, dai, riproviamo l'ultima volta. Conta il risultato. Io onestamente mi spaventa, almeno a me è una cosa che mi spaventa, che è etichettabile come sport estremo, è downhill, da quello che si fa con le bici scendendo. Sì, Cioè. dalle colline, ho presente. Quello io mi cagherei stradosso, perché non ho proprio il controllo, sarei lì tutto A me qua. fa molto più paura invece da tutta l'aria qua rispetto al downhill. Dopo vabbè, non facendo né uno né l'altro, non Esatto, non ho so. mai fatto né uno né l'altro, però vedendo Cioè, certi oddio. ragazzi del mio paese che l'hanno fatto, vedendo che si sono saccagnati le gambe, rotti le spalle, bla bla bla, non so, è un buon deterrente per me. Vessi. Beh, Io, niente. sei Così. sempre lì, è pur sempre un porto estremo. Non si chiama Certo, così per nulla. però io preferirei... Vorrei provare a fare paracadutismo, quello sì. Proviamo Quello penso che sia divertente. questo evento difficile. Costa un po', costicchia. Ma Solo che... penso che Esatto. sì, sia parecchio divertente. Tanto sei passato giù a manetta. Sei passato dallo schifo a quasi l'oro. Con un salto. Sì, infatti vedi, questo qua è un evento difficile che invece è una gran cazzata, perché prendi Infatti, due salti due salti bene. bene e buono, è fatto. Io adesso Esatto. ho la medaglia d'oro, basta beccare il traguardo Che non è tutta questa difficoltà, e eh. non ammazzarsi. Intanto vedete che lo spettro della medaglia di bronzo ci fa vedere come dovremmo fare. Dovremmo. Questo fai così, medaglia d'oro, fatto. Ed è un'attività difficile. Esatto. Che è stata una cagata. O su dunque cerchiamo un attimo una bella cosa facile da fare. Allora, adesso facciamo vedere prima il tuo sport Ah. preferito. Questo è l'evento che abbiamo portato in live. Dove ho riempito di santi di Madonna e tutto. Non sono mai riuscito a concluderlo, me ne sono andato. E già mi sta venendo mal di testa. Da notare che questa è stata anche una sfida community per avere i guanti della stagione, tua nonna in Se li carrione. possono tenere. Riproviamo. Sì, per avere i guanti, ma se li possono pure tenere, cioè non piango, guarda. Un po' come quando ti chiedono 2000 uccisioni in Rainbow per l'achievement o l'altra minchiatina lì. Non piango, tenete però. Io morivo sempre ai cavi che ci sono qua davanti, perché non li vedevo. Che orbo. Dimmi, li hai visti adesso? Sì, lì sotto. E la cosa stronza non è che ci può passare solo un pezzo di voi o di tutta, come minchia si chiama questa, l'aeroplanino. Dovete proprio passare dentro tutto. Se no non ve lo conto il checkpoint. Esatto. Anche per quello che io bestemmiavo. Perché sai, tante volte per rubare tempo in quei giochi qua li picchi, li sfiori. E invece no, devi passarci dentro a manetta.
Proviamo un'accelerata tentando di battere l'argento. Tu cos'è che hai fatto su questo? Bronzo. Come sto facendo adesso. Fammi argento così ti batto. Non riesco neanche volendo. Vedi? Non è facile. È lunghissimo e ci metti 2 ore. Tanto schiantiamoci contro la campana. No. Manichino da crash test. No, non c'è. Sempre simpatico. Vai, l'ultima garetta. Esatto, facile facile, la faccio fare a Rubo. La fai fare a me. Proviamo con gli sci, dai. Lo sci? Perché ci sentiamo Alberto Tomba. Vai. Io più che Alberto Tomba direi che ti sei scavato la tomba. Mi sono scavato la tomba, tipo così, guarda qua, che baldanza. Fai le minchiate che ti superano, complimenti. Adesso lo pigliamo. Complimenti. Il checkpoint. Affanculo. Il checkpoint, stavo dicendo. Però pensai che non ho mai sciato né niente, né snow. Gli sci non mi attirano per niente, se devo essere sincero. Sì, due ragazzi di Bergamo che non hanno mai sciato. Li avete beccati voi. Non mi attira. Magari lo snow, perché no? Quello sì. Boh, si potrebbe provare, non ho mai provato in vita mia a sciare. Vabbè, costa un fottio il noleggio. Ho provato al massimo lo skateboard. Però io no. Mi hanno detto che non è la stessa cosa. Io l'unica cosa che ho provato è il bob. Esatto, lo slittino, quello sì. Intanto c'è l'oro! Bene ragazzi, su questo oro che abbiamo preso alle Olimpiadi su Steep... Olimpiadi dello star seduti a giocare e bersi Coca-Cola. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.